cerca sempre più uno spazio al centro. Italia Viva, che nell'assemblea provinciale che si è svolta alla Casa dell'Energia ha posto le basi dell'appuntamento congressuale che dovrà eleggere i quadri dirigenti che poi dovranno guidare il partito all'appuntamento elettorale della prossima primavera. E alle europee Italia Viva è inserita nel gruppo centrista che vede Macron come punto di riferimento. I recenti dissidi con Azione non preoccupano più di tanto e si cerca di trovare una quadra in un rapporto che sembra incrinato più tra i due leader che non alla base. Nel corso della serata il capogruppo al Senato Rico Borghi ha confermato quale sarà la mission del suo partito. Noi vogliamo dare una rappresentanza a tutti quegli italiani che credono a una esigenza di modernizzazione del nostro paese, che pensano che l'equità sociale si raggiunga attraverso la modernizzazione degli apparati istituzionali, della riforma del mercato del lavoro, della riforma delle relazioni industriali, e che non vogliono la conservazione dell'attuale situazione. Abbiamo a destra un'offerta politica fortemente conservatrice e reazionaria e a sinistra una proposta populista e radicale che mira sostanzialmente a immaginare che la spesa pubblica sia l'unico elemento di soluzione di tutti i problemi, eliminando la parola impresa, la parola mercato e immaginando che il contrasto sia ancora tra capitale e lavoro.